partiamo proprio dal momento in cui Mohamed sale nella macchina di lei. Lui stesso dichiara anche subito, no? Anche a quella giornalista che l'ha raggiunto al telefono, che lui si era là, fumava, era là fuori, fumava una canna, cioè questo l'ha detto chiaramente. Poi comunque pioveva e quindi effettivamente forse aveva bisogno di un passaggio. Per cui Alice lo fa salire in macchina, credo, tranquillamente. E tant'è che lui è rincoglionito, permettetemi il termine, e che lei comunque deve impostare il navigatore su Vallalta. Poi cosa succede? Evidentemente decidono di fare diversamente. E quindi trascorrono quell'ora più o meno insieme, dopodiché lui comunque deve ritornare a casa, però forse essendo abbastanza tardi, più del solito, magari c'era la moglie che lo aspettava, quindi non voleva avere problemi con la moglie. Per cui credo che in un primo momento lui volesse andare dal fratello e lei, che secondo me aveva disattivato i dati, quindi lei entra nella mappa in modo manuale, come si può fare, e vede la distanza per dove abitasse appunto il fratello, lì nei dintorni di Poggiorusco. Dopodiché forse per lei era tardi, perché comunque lei doveva andare al lavoro, quindi erano, sappiamo, intorno alle 5, forse più delle 5, e forse non era possibile per lei poi rientrare proprio perché si doveva, non so, almeno rinfrescare, credo, no? Per andare al lavoro. Quindi ritornano indietro e lui magari, secondo me, in quel momento gli viene un lampo di genio a lui e gli dice lasciami qua, vado da mio cugino, eccetera, eccetera. Quindi lui scende lì su quella strada dove presumo abitasse il cugino, ok? Però facciamo un passo indietro, perché sappiamo che Alice durante quel lungo aperitivo riceveva continui messaggi, tant'è che lo dirà anche il suo collega, per cui forse qualcun altro sapeva che era lì. Quindi Mohamed scende dalla macchina, Alice prosegue, però forse c'è qualcun altro che la intercetta, no? Qualcun altro che comunque la seguiva, secondo me, era nei paraggi, come vi avevo già detto. E qui subentra il mio elemento metafisico. Purtroppo non ho avuto altre visualizzazioni, però quello secondo me era il più importante. In questo caso, no, ci sono persone che vogliono, che hanno beneficio affinché Mohamed sia fuori, nel senso persone della piccola criminalità. Anche perché mi è sembrato strano il fatto che lo vedessero alle 7 macchiato di olio che veniva dalle campagne. Mi è sembrato molto strano questo, perché si doveva dire una cosa del genere? Qual era il motivo? Vabbè, forse si pensava che era stato lui ad incendiare la macchina, eccetera, eccetera. Ma io penso che fosse proprio per una sorta di azione di ritorsione nei confronti di lui, ok? Perché un fatto fondamentale è che la macchina è stata individuata il tardo pomeriggio. Solo una persona ha detto che aveva visto le fiamme già dalle 7 di mattina. Perché poi io ho fatto approfondimenti su alcuni servizi della TV locale, e tra cui queste guardie del parco,
guardie naturalistiche, i quali parlavano comunque che loro giravano continuamente e che lì il giorno non avevano notato nessuna macchina in fiamme, tant'è che sarà un passante il tardo pomeriggio a vedere le fiamme fuoriuscire dal veicolo. Quindi si presuppone che se davvero la macchina avesse iniziato a bruciare dalle 7 di mattina, sarebbe stata individuata prima, credo, no? Non alle 21, per cui io credo che la macchina sia stata comunque bruciata nel tardo pomeriggio. Quindi, allora, questo altro personaggio entra in azione, ok? Io credo che Alice sia morta in questo lasso di tempo, cioè tra forse le 5:30, le 6, ma prima delle 7, perché il messaggio che Marco riceve alle 7 di mattina sicuramente non l'ha mandato Alice, ma una persona che sapeva che Alice si rivolgeva a lui chiamandolo marocchino. Per cui mi sembra proprio l'apoteosi dell'imbecillità che un tunisino chiama marocchino un italiano. Cioè, questo non lo so, mi è sembrato anche abbastanza strano questo. Però il fatto che Mohamed fosse stato visto alle 7, quindi in realtà tutte le azioni si concentrano in quel lasso di tempo. Quindi lui che fa? Sta un po' di tempo nella macchina con Alice, dopodiché quando gli scatta il raptus di follia, cosa fa? Ritorna indietro invece di rimanere in una strada comunque sterrata e fuori dal centro abitato? No, lui ritorna indietro. Ok? Ma vedete quanto è veramente sconcertante questo, cioè di poter pensare che una persona compia un gesto così veramente efferato e non si allontani poi da quel gesto, perché poi in tutti i crimini c'è comunque una presa di distanza da parte dell'omicida rispetto a quello che ha commesso. Ok, quindi allora subentra questo personaggio, sicuramente sicuramente la uccide a mani nude, però si deve sbarazzare del cadavere, giusto? Pensa di poter fare in quel modo, di lasciarla nel bagagliaio della macchina, perché è vero, le guardie dicono di non aver visto una macchina, ma parlano di una macchina in fiamme, una macchina incendiata, non una macchina come può essere una Fiesta, che comunque è un modello comunissimo. E come ho capito, lì comunque c'è gente che passa, che va a pescare, comunque non è che sia tanto poi isolato. Poi che cosa fa? Perché è chiaro che comunque si deve presentare al lavoro, perché deve andare al lavoro. E quindi rimanda l'azione poi di distruggere il cadavere nel pomeriggio. Ma secondo me, con un prodotto chimico altamente infiammabile, non con l'olio esausto, anche perché, come dice il mio caro amico del canale, anche queste dichiarazioni un po' furtive da parte del manutentore di quella roulotte, cioè prima dice la tanica era piena, poi dice nella tanica c'era poco olio, anche questo convince poco. Quindi secondo me è stato utilizzato un prodotto altamente nocivo, un prodotto chimico, in modo che del cadavere non rimanesse quasi nulla, come poi è successo. Quindi io sono molto fiduciosa che comunque Mohamed verrà rilasciato, perché in effetti non ci sono tracce di lui sul luogo del crimine, assolutamente. E
Quindi dobbiamo stare anche molto molto attenti a quando si esprimono giudizi, diciamo, avventati anche fuori luogo, perché questo ragazzo sì è nella piccola criminalità, però da qui a distruggere un cadavere e a commettere un atto così, così orribile, beh, ci passa un po' di sangue freddo anche. Che sicuramente lui, secondo me, non ha. Da apprezzare la moglie di Gigi Bisci quando dice che suo marito non è un santo, ma non avrebbe mai ucciso. Qua la situazione vale anche per Mohamed, a quanto pare, perché la fidanzata dice che lui non sarebbe in grado di uccidere, ma sicuramente di alcuni reati si è macchiato. E quando si parla di santi, bisogna anche tornare un po' al rapporto che ha avuto Matteo con la stampa negli ultimi giorni. I legali ovviamente hanno invitato a non fare troppe illazioni sulla vita privata di Alice, però quando si parla di autopsia psicologica si fa riferimento proprio a elementi della vita privata di un soggetto che si vanno poi a ripercuotere sui tragici fatti che ne causano la fine. Quindi in questo caso non si può sorvolare su alcuni dettagli della vita privata di Alice, che in questi giorni sono tra l'altro stati appresi dalla stampa. Ci sono delle informazioni ancora più gravi rispetto a quelle uscite che potrebbero uscire nella settimana prossima, ma queste informazioni non sono un segreto in quanto sono riportate nell'ordinanza.